Le ragazze della pallavolo tra passato recente e futuro saranno ancora loro a dominare la scena internazionale nei prossimi anni. C'è da giurarci. Maurizio Colantoni. Riparte proprio da questo argento mondiale il cammino di questa bella nazionale giovane e un po' folle. Credo che la nazionale debba continuare nel percorso del come sta facendo le cose. I risultati possono a volte venire o non venire, come è successo nella nostra storia di questi 2 anni. Ma l'identità di quello che siamo si sta creando e si sta formando, e quindi è quello che dobbiamo mantenere. Cosa ti lascia dal punto di vista delle emozioni questo mondiale? Una valanga di emozioni, perché quello che hanno fatto le ragazze, l'energia con cui le ha fatto, è stato veramente contagioso, e hanno contagiato anche me, perché ho avuto certe reazioni con cui poi ho riso con le ragazze, preso dalla transagonistica, e credo che sia un po' il segno di quanto queste ragazze siano trascinanti nel loro modo di stare in campo. Ce le rivedi in questo hashtag inventato Ragazze Terribili un po' la tua Italia? Sì, cioè nel senso che mi piace un po' quello che hanno fatto in questo mondiale, cioè nel senso sono arrivate in punta di piedi e poi invece forse le altre squadre hanno cominciato ad avere un po' di timore. E loro sono diventate sempre più consapevoli di questa loro forza. L'ho sempre detto anche alle ragazze che la maglia della nazionale a volte è vista come la maglia dei supereroi, no? Che se la indossi devi vincere per forza. E invece ho detto che dobbiamo vivere come la maglia con cui poter diventare degli eroi, e loro secondo me lo hanno fatto alla grande, e adesso dobbiamo continuare su questa strada.